È già scritto nel profeta Isaia che tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Grazie siano rese a Dio, noi possiamo vederlo. Anche oggi noi diamo il benvenuto ad ognuno di voi. Naturalmente noi veniamo per ascoltare la parola di Dio. E questo da vicino e da lontano, dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud. E questo realmente mi ricorda Atti capitolo 2, quando alla nascita della Chiesa
per l'effusione dello Spirito Santo, 17 diverse nazioni erano radunate. Si può leggere. Naturalmente sono stati tutti elencati secondo le loro nazionalità. Qui è scritto in Atti capitolo 2, dal verso 8, come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia, noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, e continua. Questo è stato all'inizio. E Dio, noi l'abbiamo ripetuto molte volte, Dio fece la promessa ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E così il Signore Dio, alla fine del tempo della grazia, chiama fuori una chiesa sposa da ogni popolo, lingua e nazione. Io non so, e dico questo con un cuore riconoscente, io non so se c'è un secondo posto nel nostro paese, in Europa, dove fratelli e sorelle sono radunati dal lontano nord, dalla Finlandia, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda e dall'Africa, dall'Asia. Dio ha collegato uno scopo a ciò e io spero realmente che tutti noi comprendiamo che non si tratta di un uomo, ma che Dio fa la sua opera ed Egli completa la sua Chiesa. Abbiamo ancora i saluti dal fratello Manfred da Santiago, saluti dal fratello Erwin da Lyon, abbiamo i saluti dal fratello Pino David da Palermo, saluti da Kinshasa. Sono saluti proprio da ogni parte. I fratelli che hanno telefonato, abbiamo i saluti dalla Moldavia, il fratello Smith ce li ha già dati e siamo felici che Dio è meraviglioso. Siamo felici poiché riconosciamo il tempo e il messaggio. Anche quelli che sono in mezzo a noi dal Sud America, vorrei dare loro il benvenuto. È così bello. Essi vengono dal sud e dal nord. Vengono realmente da ogni parte. Dopo abbiamo cantato il cantico che il Signore vorrebbe accendere un fuoco. Tuttavia, prima che andiamo in quello e prima di continuare la nostra predicazione, vorrei chiedere al nostro fratello Hilton da Città del Capo di venire ora e pregare con noi. Sì, vogliamo essere giusti e tutti i fratelli che vengono da noi, noi non li vogliamo trascurare, proprio l'opposto. Vogliamo che sappiano che noi siamo collegati a loro e loro sono collegati con noi e che Dio possa benedirli. Ieri abbiamo avuto il nostro caro fratello dal Ghana e il fratello da Montreal. Oggi chiediamo solo al fratello Hilton di darci saluti e pregare con noi. Desidero salutare tutti i fratelli e le sorelle nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.
Sono sempre benedetto ogni volta che vengo a Krefeld. Dio vi benedica. Preghiamo. Grande Dio, eterno Padre Celeste, Signore, siamo riconoscenti questa mattina, Signore, che possiamo radunarci in tale maniera, Signore. Siamo radunati intorno alla Tua santa parola per essere ammaestrati da essa. Possa essa essere predicata ad ogni persona, Signore. Possa lo Spirito Santo accompagnare la Tua parola per dare intendimento e rivelazione della parola di Dio. La mia preghiera questa mattina, Signore, è affinché Tu possa benedire la Tua parola, il Tuo servo che porterà la Tua parola, Signore, possa essere di benedizione ad ognuno presente in questo luogo questa mattina. Oh Signore, Ti ringraziamo per questa opportunità. Grazie per l'opera che Tu hai iniziato qui, Signore, per tutti quelli che cooperano con il nostro fratello, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per ogni persona coinvolta, che Tu voglia benedirli, Signore. Nel nome di Gesù io prego. Amen. Amen. Cantiamo Tu sei degno. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, deine Wahrheit schreitet voran. Amen. Amen. Potete sedervi. Già la sera scorsa vi ho informati che il Signore ha dato molta grazia nell'ultimo viaggio missionario attraverso l'America Latina. Abbiamo viaggiato in Messico anche per circa 200 chilometri in macchina per visitare le assemblee e portare la parola del Signore. Anche in Guatemala abbiamo viaggiato per lunghe distanze tra valli e monti per portare la preziosa e santa parola di Dio. Anche in El Salvador, e noi guardiamo indietro persino fino al culmine in Lima. Lì abbiamo avuto dei programmi. L'uomo che era incaricato del programma è collegato con il gruppo di Billy Graham, ma da un certo tempo egli legge i nostri libri. Ed io ho avuto un'intervista quel lunedì mattina, ed egli teneva in mano il mio libro La grande tragedia, in lingua spagnola. Ed egli disse: fratello Frank, noi ti invitiamo a parlare alla nostra gente, alla nostra nazione,
quello che Dio ha messo nel tuo cuore. E alla fine di questa intervista, questo uomo disse davanti a tutti: fratello Frank, io ringrazio Dio per la tua vita. Ed egli aggiunse: io ringrazio Dio per il tuo ministero. Dio volendo, inizieremo pure dei programmi là in lingua inglese per quella nazione e per le nazioni vicine. Voi lo sapete, tutti noi lo facciamo per recuperare il tempo e predicare il messaggio divino che va avanti come ultima chiamata intorno alla terra. A questo naturalmente appartiene il fatto che possiamo usare ogni opportunità che si ha, ogni opportunità. Noi abbiamo programmi televisivi in Auckland, Nuova Zelanda, abbiamo programmi televisivi a Sydney, Australia, abbiamo programmi televisivi nell'Ohio, Stati Uniti, abbiamo programmi televisivi a Lethbridge, Canada, tutto il Canada, i 12.000 chilometri da una costa all'altra possono essere raggiunti ora. Abbiamo programmi in Uzbekistan o Kazakhstan. Noi facciamo realmente ogni cosa che è possibile per portare il messaggio divino al popolo di Dio in tutta la terra. E io ringrazio Dio e ringrazio voi con un cuore sincero, poiché Egli ci ha dato le opportunità e i mezzi, entrambi le opportunità e i mezzi, Egli ce li ha dati affinché possiamo portare il prezioso messaggio. E noi guardiamo indietro a molti anni in cui il Signore Dio ci ha benedetti e il meglio deve ancora venire, il meglio deve ancora venire. Fratelli e sorelle, ieri voi avete pure udito come sono rimasto sopraffatto ascoltando i primi sermoni del fratello Branham. Era una diretta opera del Dio Onnipotente qui in questa terra. Una chiamata diretta, un diretto mandato, quale adempimento della Scrittura. Io ve l'ho anche mostrato e qualcuno si è meravigliato. In questo piccolo strumento io ho tutti i 1159 sermoni e come ho sentito alcuni non credevano che io potessi maneggiare cose tecnologiche. Loro stessi sono chiesti: può il fratello Frank maneggiare un simile strumento? Non vi preoccupate, non vi preoccupate, ogni cosa funziona meravigliosamente. Dunque, con questo ho collegato il pensiero che noi non guardiamo soltanto indietro a quello che Dio ha fatto, ma che siamo trovati in grande aspettazione in riferimento a quello che Dio ci ha promesso e quello che è già nel suo adempimento. Il nostro riferimento a ciò, che siamo così sopraffatti di quello che ho udito degli anni 1948, anche 1947-1949, la potenza di Dio nella salvezza, nella guarigione e liberazione è stata manifestata migliaia di volte. E così l'attenzione della gente era attirata
a quello che Dio ha da dirci. Il nostro riferimento a Giovanni 21, dove dice negli ultimi versi, Giovanni 21, dal verso 24, questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Splendido. Il nostro Signore è lo stesso. Egli rimane lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lasciate che aspettiamo ogni cosa da Dio. Noi abbiamo sentito nella parola di introduzione, noi siamo i tralci nella vite. I tralci hanno solo il compito di manifestare la vita della vite nei frutti. Il frutto della vite è naturalmente nei tralci, lì è manifestato. Il nostro Signore dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Perciò non siete voi, non sono io. Allora è la vita nella vite che è manifestata nei tralci. Dunque, lasciate che ci rimettiamo a Dio. Egli lo adempirà per mezzo della sua grazia. Dopo, anche tramite chiamate telefoniche, una parola, un verso mi è stato dato da Giosuè capitolo 1. Qui, nel verso 9, mi è stato dato Giosuè capitolo 1, verso 9. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Possa Dio benedire questa preziosa sorella che mi ha dato questo verso per il mio cuore. In Deuteronomio 34, nel verso 10 è scritto, Deuteronomio 34, verso 10, non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Quello che il Signore Dio proferiva, quello che fu dato al popolo di Israele come legge e come istruzioni, fu posto nell'arca del patto. E l'arca del patto fu posta sopra le spalle dei sacerdoti. E Dio, il quale diede la promessa che il suo popolo sarebbe stato guidato nel paese dove scorre latte e miele, egli stesso si è preso cura che dopo un ministero, vale a dire il condurre fuori, fosse completato, che iniziasse il ministero successivo per entrare. Con Dio ogni cosa è in ordine ed egli farà ogni cosa buona. Egli conosce la fine prima dell'inizio. Egli non deve prendere mai una decisione nel mezzo. Tutto il piano di salvezza del nostro Dio è stato già predetto.
è stabilito, è certo, ogni cosa accade come egli ha detto nella sua parola. È così meraviglioso che Dio è sul trono. Ora non vogliamo andare nel tempo della fine, questo giorno ci è prezioso. Tuttavia lasciate che guardiamo a Israele, lasciate che guardiamo al Medio Oriente, guardiamo intorno a noi e continuamente possiamo dire, come ha detto il nostro Signore in Matteo 24, in Marco 13 e in Luca 21, e gli ha detto, quando vedete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Continuamente l'ho detto e rimane così. Noi non siamo arrivati soltanto al tempo della fine, siamo arrivati alla fine del tempo della fine. Il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, è davvero vicino. E con l'ultimo cantico e la parola di introduzione, leggiamo ora una scrittura che si adatta ad essa. Leggiamo in Apocalisse, capitolo 22, qui abbiamo due affermazioni veramente speciali. Apocalisse, capitolo 22, dal verso 10. Apocalisse 22, dal verso 10. Poi mi disse, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Dopo viene la descrizione, quello che avverrà alla fine. Gli uni si santificheranno di più e gli altri continueranno sulle loro proprie vie. Nel verso 12 dice, ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Dopo, io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Ora viene di nuovo l'enfasi sui credenti, su di noi. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita. L'albero della vita che stava nel giardino dell'Eden, qui l'accesso, affinché essi ricevano il diritto all'albero della vita. Ora, in merito alla sete che sarebbe stata appagata. Verso 17. Apocalisse 22, verso 17. Lo spirito e la sposa dicono, vieni. Qui non è pronunciata la parola chiesa. Qui è scritta la parola sposa. La parola sposa. Sempre, quando noi leggiamo le epistole dell'Apostolo Paolo, chiesa, chiesa, Cristo, il capo della chiesa, la chiesa, il corpo del Signore, qui, proprio alla fine, parla lo Spirito, e soltanto quelli che appartengono alla chiesa sposa ricevono quello che lo Spirito di Dio dice alle chiese. Ed essi lo credono, e per loro è la promessa, e colui che ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dall'acqua della vita. Anche oggi, tutti noi conosciamo la storia della donna al pozzo. Il Signore le disse, dammi da bere. E tutti voi conoscete la storia. La risposta del nostro Signore fu, l'acqua che io ti darò diventerà una fonte in te che scaturisce in vita eterna.
Una fonte è una sorgente, non uno stagno dove c'è un po' d'acqua se piove. No, essa gorgoglia, zampilla. E così possa Dio darci grazia oggi di venire alla fonte della vita, che possa aver luogo una tale effusione dello Spirito Santo che irromperà in noi, facendo una breccia in noi, proprio come è stato il giorno di Pentecoste, che il riempimento con lo Spirito Santo fu così potente fino al punto che una fonte venne su e lo Spirito poté parlare in tale maniera come egli voleva. Ed ognuno era ispirato in merito a ciò che doveva essere detto. Dunque, noi siamo nell'ultima epoca della Chiesa, a Laodicea. Noi giungiamo nel periodo in cui la sposa è chiamata fuori e preparata. Lasciate che al riguardo legga in Giovanni capitolo 3. Per mostrarvi il parallelo del ministero di Giovanni il Battista. Qui, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, noi leggiamo dal verso 28. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. Qui abbiamo di nuovo la parola mandato, un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, per volgere i cuori dei padri dell'Antico Testamento ai figli del Nuovo Testamento, confermato in Luca 1, versi 16 e 17. Continua. Io sono mandato solo come suo precursore. Sì, la parola solo non l'abbiamo compresa nella giusta maniera. Dall'altro lato, il più grande ministero antico e Nuovo Testamento erano collegati l'un l'altro. Luca 16, 16. Tutti i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da allora il regno di Dio è annunziato. Dunque, è stata la transizione dall'Antico al Nuovo Testamento, la transizione da tutte le promesse fino al loro adempimento. Ora, ascoltate attentamente. Paolo, in tutte le sue epistole, non usa mai la parola sposa, non una sola volta. In quel periodo non era ancora il tempo. Ascoltate ora il verso successivo e il verso 29. Colui che ha la sposa è lo sposo. Egli non parla ancora della Chiesa, egli parla della sposa. Egli è il precursore, l'amico dello sposo. Il suo compito era di preparare la via per lo sposo, per portare avanti il suo ministero affinché lo sposo e la sposa venissero insieme. Io leggo il verso 29. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Quale profondità c'è in queste parole? Un preparatore della via, un precursore. La sposa e lo sposo sono portati insieme. E dopo viene la straordinaria affermazione nel verso 33.
Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Una testimonianza deve essere ricevuta. Noi stessi confermiamo che Dio è verace, il quale ha dato la promessa e dopo la adempie. Questo è il suggello. Ecco come noi leggiamo qui. Io lo leggo ancora una volta. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, che gli adempie la sua promessa, che ha mandato il precursore, il ministero è stato portato avanti, l'amico dello sposo ha udito la voce dello sposo e la sposa ha udito il messaggio. Continua qui, verso 34. Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Egli non le interpreta. Egli deve portare la parola originale. Dunque, Dio infatti non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio. E gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Ed ora viene. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Fratelli e sorelle, preziosi amici, il credere, la fede appartiene all'ubbidienza e l'ubbidienza appartiene alla fede. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, data da Dio. Ma chi rimane disubbidiente rimane separato da Dio. La disubbidienza riporta indietro al giardino dell'Eden. Incredulità, disubbidienza, trasgressione e la caduta è stata qui. L'umanità fu separata da Dio. Dunque, prendiamo a cuore quello che Dio dice qui. Ora, circa il cantico che abbiamo cantato al riguardo, vorrei leggere qualcosa, vale a dire dalla Sacra Scrittura. Ricordate il testo. La melodia del canto la conoscevo, il testo non lo conoscevo. Accendi il tuo fuoco, Signore, nel mio cuore. Leggiamo in Luca, capitolo 12, dal verso 49. Luca 12, dal verso 49. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra. E che mi resta da desiderare se già è acceso? Accendendo un fuoco. Giovanni naturalmente predicò in Giovanni 3: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E il giorno di Pentecoste ai 120 apparvero come lingue di fuoco e lo Spirito Santo si posò sopra ognuno di loro. Con questa esperienza viene una separazione che può andare lungo tutta la famiglia. Alcuni lo ricevono ed altri lo rigettano. Alcuni credono e sono ubbidienti e si sottomettono a Dio e alla sua parola, e gli altri lo rigettano e vanno avanti per le loro vie. Per favore, ascoltate.
dal verso 50. Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Verso 51. Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Sì, qui potremmo dire, caro Signore, alla tua nascita a Betlemme fu annunziato pace in terra agli uomini di buona volontà. La migliore traduzione è pace in terra alle persone di cui egli si compiace. Non in generale, ma colui che trova pace con Dio tramite la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli sperimenta questa pace, diventa un figlio di pace. Tutti gli altri si ribellano contro il Signore e si ribellano anche contro di noi. All'improvviso non siamo più compresi. Fino a qui ogni cosa è andata bene, ma nel momento in cui noi coscienziosamente piazziamo noi stessi al fianco del Signore e crediamo la sua parola e le sue promesse, accettandole, allora può aver luogo una separazione. Il verso seguente, verso 52, perché da ora in avanti, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due e due contro tre. Saranno divisi il padre con il figlio e il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera e via dicendo. Sì, ecco ciò che può accadere. Potrebbe anche avvenire che si adempia, sarai salvato tu e la casa tua. Tutto dipende se tutta la casa riceve la grazia e la salvezza di Dio, oppure se qualcuno la riceve e gli altri la rigettano. Ciò riporta indietro al primo sermone, il giorno di Pentecoste. In Atti capitolo 2 verso 41 dice: quelli che lietamente ricevono la sua parola furono battezzati, quelli che non la ricevettero non furono battezzati, ma quelli che la ricevettero furono battezzati. L'ubbidienza è collegata alla fede. La predicazione guida ad una decisione. Nessuno può rimanere neutrale quando ascolta la predicazione della parola di Dio, dopo viene una decisione. E possa Dio fare grazia che sia la giusta decisione davanti a Dio. Abbiamo cantato: accendi un fuoco, accendi il tuo fuoco nel mio cuore. Sì, e il Signore dice: io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra. Ed il risultato del fuoco acceso è che scorra una linea tra quelli che credono e quelli che non credono. Gli uni non comprendono più gli altri. La maggior parte di noi l'ha sperimentato. E noi ringraziamo Dio che Egli dà grazia, che possiamo credere come dice la Scrittura. Ed ogni altra cosa la lasciamo al Signore. Ora, ci sono altri importanti pensieri che dobbiamo dare sulla via. Noi abbiamo nella Sacra Scrittura, in merito a tutti i doni dello Spirito, in merito a tutti i ministeri, in merito a tutto ciò di cui siamo informati riguardo alla Deità, riguardo al battesimo e così via,
Solo se vogliamo parlare del soggetto della Deità, ciò che non vorremmo fare oggi. Tuttavia, ascoltate soltanto due versi dalla Sacra Scrittura in merito alla Deità. Romani, capitolo 3, verso 30. Romani, capitolo 3, verso 30. Poiché c'è un solo Dio. Dunque, fuori dall'unico e solo Dio, non si può fare un Dio trino. Questo non è permesso. Non c'è alcun uomo sulla terra che potrebbe avere il diritto di cambiare una sola parola di Dio. Noi crediamo nell'unico e vero onnipotente Dio, che ha rivelato se stesso per la nostra salvezza come Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio, il nostro Signore, sulla terra, e in noi, per mezzo dello Spirito Santo, per adempiere il suo piano di salvezza. E non dare soltanto la sua opera di redenzione, ma anche completarla fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Nell'epistola ai Galati, dove Paolo è molto esplicito con tutti quelli che deviano dalla parola, che predicano un altro Vangelo, che predicano un altro Cristo, e dopo viene in Galati 3, nel verso 20, e gli viene con la dichiarazione, Galati capitolo 3, verso 20, ora, un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. Questo non è il nostro soggetto oggi. Soltanto per sapere che la parola di Dio lo dice, non un fratello negli Stati Uniti o in Germania, ma il Dio Onnipotente ci ha lasciato la sua parola come una linea guida vincolante per la vita, la fede e la dottrina. E noi, quali figli di Dio, dobbiamo rimanere nei limiti della parola e dobbiamo rimanere in essa. Ora vi leggo ciò che il Signore Dio ha trovato mancante con quello, già in quel tempo, quando gli apostoli erano sulla terra. E come la condizione è stata descritta della Chiesa in Apocalisse, capitolo 2 e 3. Questo lo leggo in vista di quello che noi in questo luogo non possiamo pure tollerare quello che non è biblico. Noi dobbiamo menzionare le cose per nome. Non si tratta soltanto che predichiamo la parola, ma quello che non è biblico, questo deve essere manifestato. Dio obietta su ciò che in due chiese in quel tempo non fosse fatto. E di questa obiezione non vogliamo essere accusati. Apocalisse, capitolo 2, verso 17. Nel messaggio alla chiesa di Pergamo, leggo il verso 17. Chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ma prima del verso 17 è scritto il verso 14. Ma ho qualcosa contro di te. Ora, non è riferito alla Chiesa,
Ora l'angelo, il messaggero al quale fu indirizzata la parola, è riferito a lui. Ma ho qualcosa contro di te. Poiché hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornificare e così via. E dopo anche la dottrina dei Nicolaiti. Io contro te, tu che porti il mio messaggio, che ricevi la mia parola e devi portare alla Chiesa, tu tolleri, ed io questo contro di te. Tu hai persone sotto di te, tu li tolleri, e se hanno la dottrina di Balaam e tengono quella dei Nicolaiti. Io questo contro di te. Fratelli e sorelle, questo non è soltanto scritto per mostrare a questo messaggero di Dio quello che lui trascurava. Questo è scritto per me, questo è scritto per noi, affinché non trascuriamo alcuna cosa, affinché non riceviamo alcuna accusa. Quale uomo? Io ho qualcosa che rimpiango di non aver fatto in modo giusto. Ma quando si tratta della predicazione della parola, allora deve essere corretto, allora deve essere chiaro come il cristallo. E dopo, quello che viene detto deve essere la santa parola di Dio e deve essere in accordo con tutto ciò che è scritto nella Sacra Scrittura. Immaginate soltanto un messaggero di Dio. Nel verso 12 dice: all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi. Queste cose dice colui, così dice il Signore. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti. Naturalmente il Signore conosce ogni cosa. E dopo viene il rimprovero. Ma ho qualcosa contro di te. Fratelli e sorelle, questa parola mi tocca realmente. Io non voglio che il Signore abbia qualcosa contro di me, che io trascuri qualcosa, che io riguardi qualcuno o che abbia rispetto per una certa situazione, ma che la parola di Dio sia predicata liberamente, vale a dire per servire, per aiutare, non rimproverare, ma per stendere la mano ed aiutare. Lo stesso rimprovero si applica al successivo angelo della Chiesa, a Tiatira, come scritto nel verso 18. E dopo noi leggiamo nel verso 20, Apocalisse 2, verso 20. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. L'uomo di Dio trascurò di porre fine a questa faccenda. Io l'ho pure trascurato. Ho trascurato di porre fine a certe cose. Ed il più grande rimprovero che Dio mi ha fatto in tutta la mia vita è stato il 16 giugno 1979, perché ho tollerato certe cose, perché ho riguardato certe cose. Tuttavia, io spero che possa essere ancora sistemato. È ancora il tempo della grazia, tutti noi lo sappiamo. Tuttavia, leggo di nuovo questo verso. Apocalisse 2, verso 20. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice
profetessa e insegna e induce. Tutti noi lo sappiamo che Dio ha posto nella Chiesa solo apostoli, non apostolesse, solo profeti, non profetesse, solo pastori, non pastoresse, solo evangelisti, non evangeliste. Questo tutti noi lo sappiamo e tuttavia, il Signore Dio possa perdonarmi, possa il Signore Dio essere misericordioso, possa Egli aiutarci ad uscire fuori da questo, ho quasi detto da questa insolubile situazione, che il fedele Signore perdoni tutto il passato e che noi possiamo perdonare, che possiamo fare un nuovo inizio tramite la grazia di Dio. Tuttavia, voi potete mettervi nella mia situazione. Io vado con ogni parola, mi accordo con ogni parola. Non è soltanto indirizzato a voi, è sempre indirizzato pure a me. Ma quando Dio parla direttamente a uno dei suoi servitori nella sua parola e dice: io ho questo contro di te, tu hai trascurato di terminare quella cosa, tu non l'hai preso seriamente. E dopo, nella stessa maniera, al messaggero seguente, nella successiva epoca della Chiesa: io ho questo contro di te. Per un messaggero di Dio è sempre facile predicare alla Chiesa quello che loro non fanno correttamente. Ma quando la parola è indirizzata in modo così diretto a me, in quel tempo, al messaggero di Dio, dopo, naturalmente, potete immaginare quello che va avanti dentro di me. Io ho consacrato la mia vita al Signore e gli ho detto che sarei rimasto fedele alla mia chiamata fino alla fine, finché passerò dal credere al vedere. Tuttavia, queste sono mancanze che vanno indietro negli anni dal 1977 al 1979, che io non potrei mai mettere a posto, ma Dio può metterlo a posto. E il momento è giunto. Io piego le mie ginocchia davanti a Dio, piego le mie ginocchia davanti alla Chiesa e chiedo al Signore Dio di darci degli occhi unti, un cuore umile per piazzare ogni cosa in modo corretto. A volte Dio permette delle cose affinché non si ripetano. Nell'ultima fase, quando Dio farà la sua grande opera in e attraverso la sua Chiesa. Io non sono il consigliere segreto di Dio, io semplicemente so che il Signore Dio non viene troppo tardi e che ogni cosa deve andare intorno a Lui e che Egli al momento giusto si prenderà cura di ogni cosa. Noi siamo a disposizione del Signore e crediamo che Egli farà ogni cosa buona. Ora, brevemente, alcuni pensieri in Corinzi ed anche nella lettera a Timoteo. Tutti noi sappiamo che Paolo, già in quel tempo, doveva occuparsi di fratelli che presentavano altre dottrine. Qui, in 1 Corinzi, capitolo 1, noi leggiamo nel verso 1. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, nel verso 17 leggiamo 1 Corinzi 1, verso 17. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Ho letto questo verso per uno scopo, per mostrarvi che questo verso, un'intera denominazione che è venuta all'esistenza nel tempo di John Wesley,
Questa denominazione si riferisce a questa parola di Paolo. Io non sono stato mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo. E l'intera denominazione rigetta ogni tipo di battesimo. Ogni tipo di battesimo. A causa di un fraintendimento di un'affermazione di Paolo. Paolo naturalmente non stava trattando il soggetto del battesimo, si trattava che gli rendesse chiaro qual era il suo compito principale. Potevano battezzare altri, Filippo poteva battezzare, altri potevano battezzare. Paolo aveva il compito, il dovere di predicare il Vangelo eterno, di presentare la dottrina, l'ordine della Chiesa. Egli aveva il compito di dire alla Chiesa ogni cosa, ciò che Dio gli comandava, ma non di andare di città in città a battezzare. Al riguardo c'erano fratelli qui. Tuttavia, un simile verso è male usato per giustificare che non c'è più bisogno del battesimo. E questo è il problema. E con questo voglio enfatizzare ancora una volta com'è pericoloso prendere una sola scrittura e riferirsi ad essa e fare ad essa quello che si adatta nel concetto della gente. Per favore, non fate mai questo, non fatelo mai. Non prendete mai una sola scrittura. Ma se si tratta del battesimo, allora andate in Marco 16. Andate, sì, Matteo 28. Dopo andate in Atti capitolo 2, capitolo 8, capitolo 10. Andate in tutte le scritture per avere una veduta completa di ciò che si intende per battesimo. Per poi sapere che è necessario, che è biblico e che tutti quelli che ricevono la parola di Dio devono essere battezzati. Pensate solo per un momento, un'intera denominazione passa accanto a tutte le altre scritture che parlano del battesimo e si dicono, oh, Paolo l'ha detto. Un altro problema era che qualcuno affermava che non c'era risurrezione. Primo Corinzi, capitolo 15. Primo Corinzi, capitolo 15, verso 12. Affermavano che non c'era risurrezione. Cosa hanno da dire queste persone? In realtà non hanno nulla da dire. Ingannano soltanto con parole vane. 1 Corinzi 15, verso 12. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Dunque, in mezzo a voi, non qualcuno all'esterno, in mezzo a voi, egli scrive alla Chiesa, come può qualcuno di voi dire che non c'è risurrezione? E dopo, l'affermazione successiva, a questa email ho risposto, c'è un'intera denominazione dove i vivi sono battezzati per i morti ed essi si riferiscono a Primo Corinzi capitolo 15 dal verso 29. Qui dice Primo Corinzi 15 verso 29. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro? Questa era un'analisi. Qui Paolo stava sfidando. Che senso dovrebbe avere ciò? Non è naturalmente una raccomandazione, ma è un fraintendimento. Io ho risposto a queste mail. Ho risposto in modo breve ma accurato. Essi prendono questa scrittura, un'intera denominazione, e battezzano per i morti.
Perché qui è rimarcato, è scritto qui, che in quel tempo c'era qualcuno che faceva così. Essi non fanno attenzione a tutte le altre scritture, ma rimangono in una scrittura fraintesa. Se noi qui, fratelli e sorelle, se qualche volta in questo luogo dobbiamo insegnare e toccare cose dottrinali, allora naturalmente non solo per noi qui, ma per i problemi in tutto il mondo, per mostrare che c'è bisogno di chiarire le cose, non c'è altra maniera. Le cose che non sono scritturali, noi non possiamo tollerare queste cose. Anche nei giorni degli apostoli, come ne possiamo leggere in Seconda Timoteo, nel capitolo 2, lì Paolo doveva occuparsi pure di cose che furono affermate in quel tempo, vale a dire che la risurrezione dei morti aveva già avuto luogo. Seconda Timoteo, capitolo 2, qui leggiamo i versi 17 e 18. E la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra quelli sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Se questo fosse accaduto solo in quel tempo, allora probabilmente non avrei letto questa scrittura. Ma poiché è accaduto a me in Virginia, negli Stati Uniti, è accaduto a me che un fratello, che persino ha udito una volta il fratello Branham personalmente, egli lo udì, all'improvviso affermò: la risurrezione è già avvenuta. E quando gli chiesi, dimmi come, allora gli disse: le tombe erano le denominazioni morte, e noi siamo venuti fuori da queste tombe e siamo risuscitati. Ed io non posso dire più qui al riguardo. Ho detto semplicemente al momento giusto: per favore, riportami indietro all'aeroporto. Ci sono realmente spiriti che sono usciti fuori per recare confusione e portare dottrine non bibliche. Perciò il nostro compito è duplice: predicare la vera parola di Dio, il vero insegnamento. Tuttavia, quello che non è biblico, noi non possiamo tollerarlo. E per non essere accusati di io o qualcosa contro di te, ed io ti accuso perché tolleri simili cose in mezzo a te. Nella chiesa del Dio vivente, nella chiesa chiamata fuori, non ci può essere più nulla che non sia in accordo con la parola e la volontà di Dio. E deve essere detto, come nel libro degli Atti, capitolo 15, e con questo si accordano tutte le parole dei profeti. Deve essere corretto. Dio è verace, la sua parola è vera, e lo Spirito Santo guida in ogni verità. Qui, in Seconda Timoteo capitolo 3, abbiamo di nuovo una descrizione che ci ferisce. E qui ci sono persone come Jeannet e Jeanbré che si ribellano alla verità, persone di mente corrotta. Così è scritto
Nel verso 7 e 8 in 2 Timoteo capitolo 3. Tuttavia, prima, e questo abbiamo già osservato, prima di quello, Paolo nell'ultimo verso in 2 Timoteo ha scritto: in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E dopo egli mostra chi sono queste persone, cosa insegnano e da cosa sono presi dal nemico nel laccio. E perciò Paolo ha scritto in 2 Timoteo capitolo 3 verso 10, 2 Timoteo 3 verso 10, tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, le mie costanze e così via. Anche questo noi vogliamo fare. L'esempio che abbiamo nella Sacra Scrittura. E noi vogliamo seguire questo esempio. Dopo abbiamo qui in 2 Timoteo 3, verso 13, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Questo rimane così fino alla fine. E dopo l'ammonizione al servitore di Dio. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza. La parola di Dio è diventata una certezza per voi? Vi riposate nella parola di Dio? Vi riposate nella volontà di Dio? Avete ascoltato, veduto? Oppure è accaduto con voi? Fratelli e sorelle, il tempo è serio. Perché tutti quelli che non credono alla parola nell'originale e non si tengono ad essa, allora il nemico trasmetterà le proprie interpretazioni in questo o in quell'altro modo. Come ho menzionato ieri, anche in 1 Corinzi 7, versi 10 e 11. Essi distorgono semplicemente le cose, girano le cose per adattarle a se stessi. Non è giusto così. Noi dobbiamo prendere la parola per esaminare. La parola è l'autorità finale, la parola è l'assoluto che Dio ci ha dato. Ora noi leggiamo il verso del fondamento. 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2 verso 19. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo. Malgrado ogni seduzione, ogni dottrina errata, malgrado quello che essi fanno, non di meno il fondamento di Dio sussiste. Il fondamento posto da Dio rimane fermo. Avendo questo suggello, il Signore conosce quelli che sono Suoi. E i Suoi sono edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti. Fino a 1 Timoteo 3, verso 15, della Chiesa. Vale a dire, qui è detto riguardo la Chiesa, in 1 Corinzi 3, verso 15, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. La Chiesa è la colonna e il fondamento della verità. Il nostro Signore dice: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa.
Fratelli e sorelle, potrebbero essere lette molte scritture ed essere incluse sotto la nostra osservazione. Lasciate che riassumiamo. Dio ci ha dato la grazia. Ancora una volta un esempio. Giovanni 15. Io sono la vite, voi siete i tralci. Noi siamo usciti da Lui. Proprio come nel naturale tutti i figli e le figlie vengono fuori dal Padre, così noi siamo nati da Dio, nati di nuovo ad una vivente speranza. Noi abbiamo la vita divina, la natura divina, l'abbiamo in noi tramite la sua grazia, nati di nuovo ad una vivente speranza, tramite la potenza della risurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Dopo, per noi è valido quello che la parola di Dio ci dice. Ed io credo che il tempo giunge in cui dobbiamo chiudere la porta per tutto quello che non è in accordo con Dio e la sua parola. Come Paolo ha scritto, se qualcuno viene, 2 Corinzi 11, se qualcuno viene e vi predica un altro Gesù, allora voi lo ricevete? No, noi non lo riceviamo, no e ancora no. Questo non l'accettiamo. Qui Gesù Cristo, quale Signore, quale Redentore, quale Agnello di Dio, quale primo e ultimo, viene predicato. Colui che è, che era e che verrà. Qui c'è solo posto e spazio per Dio, per la parola di Dio, e la Chiesa del Signore ha un diritto su ciò, di ascoltare la santa parola di Dio chiara come il cristallo nell'originale. Tutti gli altri possono andare per le loro vie. Questo posto è consacrato a Dio. Noi aspettiamo che il Signore confermi la sua parola. Noi non predichiamo alcuna interpretazione, noi predichiamo la parola. Quanti possono credere che Dio adempirà anche le ultime promesse? Egli le adempirà affinché tutto ciò che Dio ha detto sia sì e amen. E la nostra fede è ancorata nelle promesse della parola di Dio. Qui non è permessa né tollerata alcuna dottrina a meno che sia la dottrina di Gesù Cristo, la dottrina degli apostoli. Solo ed ancora solo sola scrittura, solo la scrittura. Benedetto e lodato sia il Signore. Voi conoscete la mia affermazione: chi è giusto nel suo cuore comprende ogni cosa in modo giusto. Ora, giusto per riferirci all'affermazione di ieri sera, quando il fratello Brown chiedeva: credi che io sto qui tramite l'incarico di Dio? Siamo sinceri ora. La vera fede può naturalmente essere solo là dove si sa con una convinzione interiore: qui viene adempiuta la parola di Dio, qui Dio è presente, qui non c'è un affare religioso, non una bella cornice, nessun carismatico si presenta qui. Qui il Signore edifica la sua chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Io non devo dare di nuovo la mia testimonianza qui, è ben conosciuta a tutti voi. Io, Ewald Frank, ho udito la diretta e penetrante voce del Signore il 2 aprile 1962. Non dico qualcosa di speciale, affermo soltanto di aver ricevuto un diretto incarico dal Signore stesso di andare di città in città a predicare la sua parola. E perciò io non posso sopportare alcuna interpretazione, le disprezzo, non le posso sopportare, non importa chi le porta e da dove vengano, perché la Chiesa del Signore
sarà una sposa parola che viene fuori dal seme della parola. Possa il Signore Dio benedirci, possa Egli essere con noi, possa Egli elevare i Suoi contenenti sopra di noi e possa darci la Sua pace, la Sua benedizione e possa manifestare la Sua potenza e gloria, possa dare ad ognuno senza eccezione rivelazione tramite il Suo Santo Spirito, anche a quelli che sono stati da poco aggiunti, che tutti noi possiamo arrivare all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Sia fatta la Sua volontà in terra come in cielo. E possa la Sua parola non ritornare a vuoto, ma possa compiere fino alle estremità della terra quello per cui è stata mandata. Se questo è il messaggio che precede la seconda venuta di Cristo, allora la chiamata fuori è la preparazione della Chiesa sposa, al luogo ora. Al nostro Dio sia il ringraziamento che possiamo aver parte in ciò. Il Suo nome sia lodato. Tutti quelli che vogliono essere battezzati, giusto dopo il servizio, avrà luogo il battesimo. E tutti noi supponiamo che tutti voi che volete essere battezzati, che possiate credere ora, che possiate ricevere Gesù Cristo come vostro personale Salvatore. Che possiate sperimentare il perdono dei peccati, che possiate trovare pace con Dio e tramite questo fare un patto di buona coscienza tramite il battesimo per essere sepolti con Lui nella sua morte e dopo risuscitare di nuovo con Lui a nuova vita. Il Signore Dio possa benedirci tutti ed essere con noi. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo solo il coro Così qual sono e dopo pregheremo insieme e termineremo la prima parte del servizio. So viel ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Vogliamo alzare le nostre mani? Se c'è una richiesta di preghiera e volete che si preghi, il nostro fratello da Amburgo, voglio dire, se qui c'è ancora un desiderio che noi preghiamo, egli può rimanere dietro e noi pregheremo ancora per lui, ungendolo d'olio, come dice la parola di Dio. Ma tutti quelli, per favore, non venite qui davanti. Quelli che hanno una richiesta, alzino la mano. Sì, ovunque, dappertutto ci sono richieste di preghiera. Fedele Signore Dio, noi alziamo lo sguardo al trono della grazia. Prezioso Signore, io piego le mie ginocchia davanti a Te e davanti a tutta la Chiesa per non aver prestato attenzione a quello che andava avanti. Caro Signore, io prego affinché Tu possa mettere di nuovo ogni cosa a posto, affinché Tu possa rimettere a posto ogni danno. Io prego affinché Tu possa mettere ogni cosa a posto e tutti quelli che sono passati sotto il laccio del nemico in questa o in quella maniera possano essi sperimentare la loro liberazione tramite la Tua grazia. Grande Dio, io Ti ringrazio che Tu mi hai parlato, che hai parlato ad ognuno di noi e tutti noi ci umiliamo sotto la Tua potente mano e Ti preghiamo, abbi la Tua propria via con ognuno di noi in tutto il mondo e benedici il Tuo popolo, in ogni popolo,
in ogni nazione e completa la tua opera. Io ti ringrazio che possiamo avere parte in ciò, ciò che tu fai proprio ora. Tu non sarai adirato per sempre, tu sarai misericordioso. Lascia che oggi la tua misericordia sia manifestata. Sii misericordioso con ognuno di noi. Glorifica il tuo nome. Conferma la tua parola. Benedetto e lodato sii tu, oh Signore, ora e per sempre. Alleluia. 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 E tutto il popolo dica Amen. Amen. Amen.